L'approccio iniziale da parte mia è il medesimo che ebbi quando mi insediai a sindaco di Napoli con Caldoro, cioè che sindaco e presidente della regione, qualunque colore politico appartengano, hanno il dovere di collaborare al massimo. Poi ho ragione di ritenere che si possa migliorare la cifra dei rapporti tra Palazzo San Giacomo e Santa Lucia. Se non altro per il fatto che devo dire, soprattutto negli ultimi tempi, da parte della Regione Campania non abbiamo avuto un apporto positivo e significativo verso le doverose, giuste e legittime istanze del Comune di Napoli. Mi sembrerebbe facile la battuta dire non si può che migliorare, ma io mi auguro che non sia solo questo, ma sia anche il fatto che De Luca ha un'esperienza di governo di città, una città seppur molto più piccola e completamente diversa rispetto a Napoli, ma una città straordinariamente bella e importante della nostra regione e che ha, come dire, amministrato per diversi anni. E poi ce lo siamo detti sin nel momento in cui lui ha iniziato la campagna elettorale, e poi ce lo siamo ridetti oggi. Le istituzioni devono collaborare, c'è tanto da fare, sono tanti tavoli aperti e credo che, insomma, da questo punto di vista ci sono spazi per mettere in campo buone iniziative nell'interesse delle nostre genti. Allora, noi abbiamo questa fotografia, a mio avviso, della città di Napoli, un astensionismo fortissimo, cioè a Napoli ha votato appena il 40%. Un dato Quindi più il basso della storia. soggetto politico dominante di questa elezione alla città di Napoli è stata l'astensione. Quindi questo è il primo dato, secondo me, su cui bisogna riflettere. Il secondo, che come ho detto prima, io la interpreto come una vittoria di Vincenzo De Luca, che ovviamente è un esponente del Partito Democratico, ma in realtà ha vinto. Soprattutto visto che tu mi fai la domanda su A Napoli, Napoli soprattutto se dicevo. pensiamo a Napoli, non è una vittoria, diciamo, da questo punto di vista di un partito, di una coalizione, ma ha vinto sicuramente Ha detto lui, Enzo, ha vinto Enzo De più voti Luca. Poi delle liste. c'è sicuramente un risultato positivo del Movimento a 5 Stelle, in particolare nella città di Napoli, dove si è avvertito con nettezza questo aspetto che c'era un'autostrada per chi come loro si sono trovati tra l'argomento monotematico di questa campagna elettorale, cioè che non erano i programmi di cui nessuno o pochi hanno parlato, ma era quello dell'impresentabile delle liste. Loro avevano un'autostrada, hanno preso un buon risultato significativo, ma non hanno sfondato, perché secondo me ormai il Movimento a 5 Stelle è una realtà del nostro paese da 4 anni, forte, significativa, a cui io guardo con grande rispetto, che in questa tornata da qualche parte potevano anche inserirsi per andare anche a provare a vincere. E poi c'è un risultato ovviamente modesto delle altre liste che pure va registrato. Quindi su Napoli io vedo spazi politici estremamente interessanti. Perché tanta gente, nonostante l'alternativa del Movimento a 5 Stelle, nonostante la possibilità di cambiare a un governo deludente come quello Caldoro, non si è riuscita a sfondare, perché quando una città come Napoli, che è politicamente e storicamente impegnata, insomma, che è la capitale del Mezzogiorno, va a votare il 40%, credo che nessuno può essere particolarmente esaltato di questo dato, anche chi ha preso un buon risultato. Quindi io rimango soddisfatto per esempio della scelta fatta di non aver trascinato la città di Napoli in questa brutta, dura, difficile e intossicata campagna elettorale, di aver guardato con grande attenzione quello che accadevo e che sono, diciamo, pronto a continuare a rappresentare la mia città, che secondo me ha bisogno di essere rappresentata, amata e con persone che lavorano quotidianamente nell'esclusivo interesse dei cittadini. Ecco, diciamo, in questo panorama noi ci siamo contraddistinti da sempre come quelli che con i fatti hanno dimostrato di essere presentabili in questo territorio e di aver lavorato a mani nude, senza soldi, migliorando nettamente, come finalmente anche
molti di voi si stanno rendendo conto di una città che è diversa, piena di gente, piena di vita, da tanti problemi. E quindi con questa linea, con questo orgoglio e con questa forza e anche umiltà, io mi presenterò al primo incontro con Vincenzo De Luca. La mia campagna elettorale comincia intorno ad aprile del 2016, cioè nel senso quando si aprirà la campagna elettorale. Io ho bisogno di, io ho necessità di governare. Magari potessi fare dal 1° giugno, da oggi, campagna elettorale. Io ogni giorno non mi posso distrarre un attimo, devo lavorare e lavorare e lavorare, anche perché per me aver fatto per 4 anni, alla fine del mio mandato saranno 5 anni, il sindaco di Napoli è stata una gioia immensa, un'emozione e anche una sofferenza non da poco. Ho pagato anche prezzi personali proprio perché ho amministrato in un certo modo. Quindi la campagna elettorale la lancerò quando sarà il momento giusto, cioè un mese e mezzo magari dall'elezione. Un'agibilità politica. No, io allora, valutazioni politiche non sono in grado di farle adesso, non ci sono le condizioni per farle. Adesso con De Luca dobbiamo costruire un bel rapporto istituzionale. Tu hai citato Bagnoli, ecco, potrebbe essere uno dei primi punti in cui registrare un cambio di passo rispetto a quello che c'è stato con Caldoro, per esempio, dove Caldoro è stato uno dei principali responsabili di quell'errore politico e quella violazione costituzionale e istituzionale che è stato l'articolo 33 dello sblocca Italia. Quindi ci sono dei tavoli dove immediatamente, perché poi al di là delle dichiarazioni di cordialità e di gentleman agreements che si fanno in questi momenti, poi la cifra del miglioramento dei rapporti istituzionali e poi anche eventualmente politici si registra dai fatti, non tanto dalle dichiarazioni. Le dichiarazioni di intenti sono buone, sia da parte mia che da parte del presidente De Luca, che anche ha usato parole positive nel rapporto col sindaco di Napoli. Adesso dobbiamo vedere dai primi tavoli che sono immediati, fondi europei, acqua, rifiuti, trasporti, Bagnoli, come si muoverà De Luca, se in modo identico a Caldoro, in modo diverso, e se in modo diverso in che modo diverso, insomma vediamo se avvicina il governo alla città di Napoli, per esempio, che finora devo dire il governo non è stato particolarmente vicino, per usare un eufemismo, nei confronti della città di Napoli. Dov'è che ha sbagliato Caldoro, secondo lei? Ma Caldoro si è caratterizzato per quell'immobilismo politico molto tipico, diciamo, delle stagioni politiche passate, pur essendo un uomo giovane, perché Stefano non è una persona anziana, è un modello politico oggi considerato vetusto. Poi ha cercato di recuperare negli ultimi mesi, usando gli arnesi anche qui, della vecchia politica, invece oggi le persone, secondo me, puntano comunque su soggetti in grado di rappresentare una novità, una concretezza e un'autonomia, anche quando hanno atteggiamenti completamente discutibili o anche quando sono persone molto diverse, no? Possiamo vedere casi che sono totalmente diversi, non so, Grillo per certi aspetti, la mia elezione ancora prima a sindaco di Napoli completamente diverso, Renzi completamente diverso, De Luca, nonostante oggettivamente un incattimento della campagna elettorale nei suoi confronti, alla fine le ha vinte e le ha vinte in modo, non dico schiacciante, no, perché la percentuale non è larga, però le ha vinte nettamente. Le altre sono andate male, anche qui secondo me, io lo dico da tempo, bisogna dare contezza e nettezza della novità, del cambiamento. La sinistra ha istanze attualissime, non so, io per esempio rappresento fortemente le istanze della sinistra, però cerco di rappresentarle in un modo diverso rispetto magari al ceto politico tradizionale. Quindi credo che quella lista, che pure conteneva all'interno persone molto stimate nei territori, ma la lista, il progetto, l'indicazione, come dire, di leadership non è stata percepita come una novità, così come anche la lista Mo di Marco Esposito, che è pure interessante perché va verso, come dire, ispirazioni autonomiste, però non viene percepita, diciamo, come quella forza, quella novità, quella propulsione tale da far scattare quella voglia e l'entusiasmo del cambiamento. Oggi il cambiamento, quando ci sta una proposta politica, chiamiamola così, da virgolette, di vecchio stampo, come potevano essere Luca Caldoro, cioè di tipo tradizionale, se non c'è altro, la forza che le capta è il Movimento a 5 Stelle, che infatti secondo me nell'ultimo anno era in una fase non crescente, forse addirittura calante, ma che ha approfittato
di questa campagna elettorale molto incentrata sulla questione, chiamiamola morale, sugli impresentabili, antimafi, condannati, le candidature, si è inserito pur senza parlare alla fine di progetti e di programmi, ha preso un risultato assolutamente importante. Credo che bisogna sempre costruire su soggettività che sappiano rappresentare la novità, però anche la capacità di governare. Cioè, io credo che questo vogliono le persone, soprattutto quando eleggono sindaci, soprattutto, ma anche presidente della regione. Lei ha detto, si è sentito con De Luca, imminenti ci sono dei tavoli importanti, ma avete più, lei partirà a breve per una, diciamo, missione negli Stati Uniti, avete più o meno un'idea di quando vi potreste incontrare faccia a faccia? Credo immediatamente dopo il mio ritorno, penso assolutamente sì, questo ci siamo detti, cioè, immagino che a metà giugno ci vediamo sicuramente, è un incontro importante. Poi presidente della regione della strada e sindaco di strada. Ma sai, quello è un marchio che francamente ha un valore etico, ha un valore politico. No, era un valore etico, un valore morale, un valore politico. Quello sindaco di strada, senza bisogna andarsela a conquistare. Non è una cosa semplice. Invece diciamo l'ultima cosa, poi vado, che questo voto dimostra anche che ci sono aspetti della legge Severino che vanno cambiati. Che è una legge che ha un impianto condivisibile, alcune cose importanti ma altre cose da rivedere, perché altrimenti si crea una tensione istituzionale forte e si rischia di creare una cesura tra la volontà popolare, la sovranità popolare, i diritti assoluti di elettorato attivo e passivo e delle leggi ordinarie che danno degli aspetti discutibili. Basta vedere anche le dichiarazioni di queste ultime ore per capire un po' il caos e la confusione istituzionale a cui ci stiamo in qualche modo avviando.